Oggi parliamo di calci. Sì, insomma, parliamo dell'ultima linea d'attacco che ci manca da esaminare per la difesa personale, ovvero i calci. E non parlerò di un calcio di per sé, ma parlerò dei calci in generale come linea d'attacco. Dite la verità, questo pacione da culo vi era mancato, vero? No, eh? Beh, normale. Per quale motivo andare a parlare di calci in generale e non approfondire su ogni singolo calcio, perché ce ne sono molti e differenti, la linea d'attacco che va a impiegare? Beh, perché i calci ricalcano le linee d'attacco che abbiamo già visto per i pugni, quindi una linea rettilinea, diretta, o una linea circolare. Ma esistono anche, se stiamo parlando di difesa personale, esistono soltanto questi due tipi di calci. Quindi esisterà il calcio frontale ed il calcio circolare. Fine. Per quale motivo non parlo di altre tipologie di calci? Per l'unico motivo che sì, ci sarebbe anche il calcio laterale, volendo, ci sarebbero tutta quella gamma di calci anche rigirati, ci sarebbe di tutto e di più. Ma c'è un grandissimo però. Ipotizziamo che io faccia un calcio laterale e ad esempio io atterri qua in avanti. In quel caso io esporrei letteralmente il fianco, il mio lato cieco, il retro, il mio back al mio avversario, al mio aggressore. E fermo tu. Se l'aggressore non è interdetto ma è abbastanza sveglio, sfrutterà questo momento e mi attaccherà alle mie spalle. Uno svantaggio non da poco. Quindi, a meno che voi non sappiate combattere, in difesa personale non utilizzate dei calci laterali. Poi sapete combattere, è un altro paio di maniche e beh, dovreste già aver studiato le linee d'attacco. I colpi girati in generale seguono lo stesso identico principio. Perché? Perché i colpi girati, prendendo il back fist, quindi per non utilizzare sempre i soliti calci, scopro il fianco al mio avversario, anche soltanto per un secondo. Fatti lentamente come adesso, fatti più velocemente, noi avremo sempre un attimo in cui diamo le spalle al nostro avversario. Se il nostro aggressore o avversario è molto sveglio e ha dei buoni riflessi, approfitterà di quel momento. Ma quindi esistono soltanto due calci? No. E mi sono messo qui per lasciare tutto questo lato per elencare ora. Esistono molti tipi di calci, però qualcuno che utilizza dei calci più affini al combattimento che a una zuffa, a una rissa, quindi non affini tanto alla difesa personale ma al combattimento in sé, è qualcuno che sa combattere. Quindi qualcuno che sa sfruttare le distanze, qualcuno che sa sfruttare il timing anche, quindi ha un tempo di reazione inferiore al nostro, qualcuno che ha precisione tecnica, qualcuno che ha una strategia, quindi se si trova in una determinata posizione potrebbe non essere per un'inaccuratezza propria, ma potrebbe anche averci portato dove vuole che noi siamo. In poche parole, qualcuno che sa combattere. Quindi a meno che noi non abbiamo studiato il combattimento e non sappiamo combattere di nostro, ci troveremo sempre in svantaggio e non si parlerà più di difesa personale, ma di combattimento vero e proprio. Ma perché ho parlato di tutto ciò? Tutto ciò lo si riassume semplicemente anche con la concatenazione dei calci. Perché se io voglio concatenare i calci, io devo saperli tirare, impiegare le distanze, il timing e tutto. Altrimenti mi troverò in una posizione di non poterli utilizzare concatenati. Per questo anche non vedremo delle combinazioni con questi calci, perché sono già a un livello superiore e si parla di combattimento. Se io infatti volessi concatenare i due calci che andiamo a vedere oggi, cioè il frontale e il circolare, io dovrei avere colpo d'occhio, buon impiego e giudizio delle distanze, ma soprattutto tecnica. Perché?
Perché se io colpisco il mio sacco, in questo momento è il mio partner oggi, con questi due colpi in sequenza, io dovrò farlo alla distanza giusta. Se io non ho il timing adeguato e mi trovo a colpire il sacco al membro di Segugio, succederà questo. Il calcio circolare non è neanche entrato. Perché? Perché non ho sfruttato a dovere il timing, non ho avuto una buona tecnica e il mio bersaglio si è trovato non nella posizione ottimale. Tutto ciò non c'entra con la difesa personale, c'entra con il combattimento. Bene, l'intro è finita, parliamo di calci e parliamo per l'ultima volta di spiegoni molto lunghi. Sì, perché oggi vedremo l'ultimo spiegone tecnico, poi andremo molto più sul dinamico con le tecniche. Anche se la settimana prossima ci sarà un contenuto leggermente diverso, ma non vi anticipo nulla. Front kick, il calcio frontale, può essere di più tipologie differenti, però segue sempre una linea diretta dove l'anca domina la spinta in avanti. Io infatti richiamerò il ginocchio al petto, estenderò la gamba e avrò due possibilità: o atterrare in avanti come ho fatto in questo momento, oppure atterrare indietro. Quindi utilizzare un passo di recupero. Ho materiale ovunque qua. Ho già mostrato il front kick portato alla gamba posteriore in passato. Perché? Perché se io ad esempio abbreglio con un passo a T, richiamo, spingo e atterro qua in avanti, come potete vedere, se il mio avversario barra aggressore dovesse schivare lateralmente il colpo, questa gamba diventa il primo bersaglio, perché tutto il mio peso sarà qua in avanti per l'atterraggio. Quindi, a meno che io non sia sicuro e non sappia concatenare le azioni, come ad esempio un calcio seguito da un pugno, difficilmente mi converrà atterrare in avanti. I calci frontali poi sono di due tipologie differenti, ovvero i tip e gli stomps. I tip sono i calci, tra virgolette, per distanziare e si portano con l'avampiede. Io in questo momento ho fatto l'errore più grande, cioè toccare con le dita del piede. Questo non è un calcio frontale, questo è un modo per toccare e per rompersi le dita del piede. Se io andrò a utilizzare un tip, io andrò a fare un calcio con l'avampiede, ma sarà sempre un calcio. Infine, l'altezza del calcio frontale. Il calcio frontale, che sia un tip o che sia uno stomp, dovrà avere sempre la stessa altezza nella difesa personale, ovvero al massimo alla vita. Io andrò a colpire qua come altezza massima. Perché non colpire più in alto? Perché mi troverai destabilizzato. Sì, ci posso arrivare, posso anche tirare un calcio in faccia al mio avversario se ho una buona apertura di gambe, se ho una buona mobilità e ho fatto molto stretching, però ha dei problemi. Problemi che arrivano con lo stomp. Se il tip infatti viene tirato con l'avampiede, lo stomp viene tirato o con la pianta o col centro del tallone. Con la pianta è questo. Col centro del tallone invece è questo. Il piede ha avuto una leggera rotazione perché lo stomp con la pianta è questo. Lo stomp col centro del tallone è questo. Sono due calci, o meglio è lo stesso calcio, però con due varianti differenti, due varianti che andranno a colpire in maniera diversa. Se io infatti voglio utilizzare un calcio al tronco, lo stomp con la pianta del piede mi andrà meglio, perché voglio mirare alto e voglio andare a colpire plesso solare o sterno, perfetto, questo calcio tirato così segue l'anatomia della gabbia toracica. Se io invece voglio andare a colpire bocca dello stomaco o diaframma, dovrò andare a mirare con il calcio leggermente con la punta più verso l'esterno, perché dovrò cercare di inserire il tallone nelle parti molli. Io in questo momento ho tirato un calcio ancora più basso, perché? Perché
Lo stomp può essere di più tipi differenti su altezze molto basse, fino ad arrivare a uno stop kick, ovvero un calcio frontale basso con il tallone che va a mirare proprio alla tibia. Adesso l'elusione di questo calcio. Come si fa a eludere un calcio frontale? Semplice. Movimenti laterali. Perché ipotizziamo che io vada avanti, cosa succede? Questo. Oh. Se il mio avversario si muove lateralmente e rientra dentro la guardia, mi troverà impreparato. Adesso io ho mirato esattamente tra l'oscillazione a destra e sinistra del sacco, perché non ho un partner in questo momento per mostrare. Con il partner sarà molto diverso, ma il concetto rimane sempre lo stesso. Se io colpisco, l'avversario va di lato, l'avversario poi potrà ritornare verso di me e colpirmi. Quindi la prima cosa da fare quando c'è un calcio frontale e lo si riesce a identificare, spostarsi lateralmente. Parliamo ora dei circolari, e so già che ovunque mi muoverò pesterò una merda. I circolari possono essere di più tipi diversi, però hanno tre punti in comune. Primo punto, non si colpisce mai col collo del piede, si colpisce sempre con la tibia, a meno che non si calci alto, a meno che non si calci al volto con il circolare. Io colpirò sempre con la tibia. Secondo punto in comune, l'anca si apre e si chiude. Terzo punto in comune, la torsione, quindi il piede d'appoggio dovrà ruotare. Si vede bene? Ruotare. Questi sono i tre punti focali che accomunano ogni circolare. E perché dico che accomunano ogni circolare? Esaminiamo i tre circolari principali. La classica tibiata, mirerò con un mid kick e andrò con un'apertura e un'ipotetica torsione. Perché ipotetica? Perché il sacco ovviamente la fermerà, quindi andrò a cercare di tagliare orizzontalmente il sacco come vettore. La tibiata è questa. Io parto, apro l'anca e falcio. È un calcio tipicamente utilizzato su Muay Thai, Thai Box e stili affini a queste due arti, a queste due discipline. Il secondo tipo di calcio circolare è un calcio circolare che non usa molto pivoting, ma va più che altro a rompere le balle all'avversario. Quindi come sarà? Sarà questo. Un tocco. È un calcio inutile, lo so, però esiste. Non lo tiro mai, difatti in questo momento l'ho tirato anche sbagliato perché l'ho tirato col collo del piede. E dovrebbe essere il calcio che viene utilizzato nel Wing Chun. Non nel mio. Il terzo invece è un calcio da full contact, dove io andrò a colpire spingendo in avanti con l'anca, quindi la aprirò ma spingendo in avanti, quindi non lateralmente. Vi parlo un'eresia? Allora, la tibiata, il più forte possibile che la posso tirare, è così. Questo tipo di circolare, il più forte possibile che lo posso tirare, invece, è così. La differenza nella potenza scaricata è semplice. Il primo arriva con una mazza da baseball, il secondo invece arriva con una catena con attaccata all'estremità una sfera in acciaio. La differenza si sente dentro e fuori. Io in pratica su questo tipo di circolare porterò in avanti l'anca e il ginocchio ruotando il piede d'appoggio e quando poi sarò qua spingerò estendendo la tibia. Questo farà sì che il vettore tagli sempre in due il mio bersaglio, ma che non lo faccia lateralmente ma trasversalmente, quindi con un vettore in diagonale. Qual è un altro vantaggio? La tibiata mi porta a dover tornare indietro io. Questo tipo di calcio invece mi porta
a essere spedito indietro quando estendo la tibia. In pratica io mi appoggio, sarà la tibia estendendosi che mi riporterà indietro in guardia. Io preferisco personalmente quest'ultimo calcio circolare, molti preferiscono il primo. Dove sta la correttezza, dove sta il miglior calcio circolare, dove vi trovate meglio? Esaminiamo adesso il problema del calcio circolare. A prescindere che io utilizzi una tibiata o che io utilizzi il calcio da full contact internazionale, perché viene utilizzato soprattutto nella K1 e nelle strutture sportive che utilizzano una convenzione internazionale, quest'ultimo calcio circolare, io avrò due scelte. La prima, andarmene e lasciar scorrere il circolare, perché nel momento in cui il circolare andrà non a segno, l'avversario mi darà le spalle per quel mezzo secondo, quindi potrò approfittare di quel mezzo secondo. Utile fino a un certo punto. Secondo, se io noto che c'è un'apertura dell'anca, io andrò ad aggredire la distanza, quindi come fatto prima io andrò in avanti. Questo perché in quella posizione, soprattutto se io spingerò in avanti, il calcio circolare non avrà il suo zenith, non avrà il suo punto focus di forza, perché sia che parliamo di un circolare da Tai, sia che parliamo di un circolare da K1, noi stiamo parlando dello stesso tipo di calcio, ovvero un calcio che partirà da qua e sia che apra circolarmente, sia che spinga in avanti con un'ellisse più piccola, se io bloccherò il perno di questa rotazione, perché si parla sempre di una rotazione, se io attaccherò il perno, la rotazione non esisterà, perché il calcio non ha forza da qua fino a quando non arriva a sfogare. Il calcio ha forza da qua in poi. Quindi quando io arriverò con la gamba, o meglio con l'anca in questa posizione, o con l'anca in questa posizione, da qua inizierà la vera forza di questo calcio. Dunque le strade sono due: o lo si lascia scorrere completo e si sfrutta poi un ritorno, quindi ci si allontana e ci si riorganizza, oppure si va letteralmente come un treno ad attaccare il perno, incassando anche il calcio, tanto lo incasseremo nel punto in cui non è più forte. E sì, per molti che non sono abituati all'incasso, questo potrebbe essere un bel problema. Esistono tecniche per fermare un calcio circolare, per esempio insegna Wing Chun? No, perché se il calcio circolare è tirato per bene, è tirato con la giusta potenza, voi potete utilizzare tutte le tecniche che volete. Se non attaccate il perno, ma se voi attaccate la gamba con la tecnica, perché la tecnica rimane la deformazione di un pugno che attacca la gamba, fidatevi, vi spezzate le braccia. Qui vi parlo da Wing Chun Man per concludere questo video. Purtroppo si vede molto spesso gente che dimostra difese da calci circolari che al lato pratico non esisterebbero. Questo perché se abbiamo di fronte un combattente e se sa sfruttare bene un calcio circolare, non sarà un amatore che magari ha provato qualcosa e ha messo nel suo bagaglio anche questo tipo di calcio, o un calciatore che è particolarmente dotato e andrà a utilizzare questo calcio magari proprio sugli stinchi, ma avremo di fronte qualcuno che sa combattere. Se sa combattere, sa portare bene questi calci, li ha anche allenati, si è allenato la potenza, il timing, ma soprattutto si è allenato il colpo d'occhio per colpirvi nel momento in cui siete scoperti, fidatevi. Se voi andate a contrastare o anche solo a secondare il calcio con una tecnica che andrà a impattare nel momento di zenith con quel calcio, nel suo momento di massima potenza, quel calcio sarà non 4 volte più forte del vostro pugno come accade con un calcio in media, sarà anche 10-12 volte più forte del vostro pugno, perché vi colpirà nel momento in cui la vostra struttura non sarà solida. E potete essere anche dei maestri, potete essere quello che volete. Purtroppo, se qualcuno è specializzato in un determinato movimento,
come può essere un atleta di K1, quel movimento lo avrà allenato all'inverosimile e sarà un'arma che non potrete contrastare se non con un livello tecnico superiore. Questo video è finito e che altro dire? Queste sono le linee d'attacco principali, quelle viste prima di questa pausa forzata che ho avuto, ovvero i pugni diretti, i pugni circolari, i pugni ellittici più che circolari e i calci frontali e ellittici, perché sì, i circolari possono essere ellittici come abbiamo visto nell'ultimo calcio circolare. Ci sono altri colpi? Sì, quelli che vedremo la settimana prossima, cioè i colpi particolari, e non vi spoilerò altro. Poi ci sono anche altri calci circolari che, beh, io ho mostrato quelli in vita, ma esistono anche calci che vanno più bassi, solo che a livello divulgativo questi calci trovo che sia più proficuo mostrarli insieme con un partner, quindi dovrò rievocare il mio talpa partner per mostrarvi la difesa da quei colpi. E nel mentre vi mostrerò anche quei colpi. Sì, perché abbiamo esaminato tutte le linee d'attacco, ok? Non è un esame profondo e completo che abbiamo fatto, ma almeno abbiamo visto le cose principali. Quindi un minimo di difesa personale, adesso possiamo parlarne con cognizione di causa. Non ho altro da dire. Se il video ti è piaciuto ed è stato utile, mi raccomando, lascia un like, un commento e se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale. Fallo! Io intanto ti ringrazio per questa visualizzazione e ci vediamo al prossimo video.